L'Ufficio Centrale Elettorale, all'esito del ballottaggio, rilevato che non sono sopravvenute cause di incandidabilità del candidato, proclama sindaco del comune di Lanciano Filippo Paolini. Filippo Paolini, la proclamazione ufficiale in tribunale, lo scambio di fascia tricolore tra il sindaco uscente Mario Pupillo e lei, e ad anche gli auguri, ed ora in comune. Da dove si inizia? Da oggi ci sono 10 giorni per poter convocare il Consiglio Comunale, quindi in questi giorni dovrà essere preparata la squadra di governo, i consiglieri sono stati definiti, adesso appena qui andate via voi io faccio un incontro con i dirigenti, ho bisogno da loro un report riepilogativo dei problemi di questo periodo, perché poi chiaramente gli altri saranno affrontati nei prossimi giorni. E sono rimasto d'accordo con il dottor Pupillo che ci vediamo, perché ci sono alcune emergenze che naturalmente lui conosce perfettamente, e anche, ho sentito anche l'assessore Verne, ci siamo sentiti stamattina, perché durante la campagna elettorale abbiamo parlato di opere pubbliche, e quindi ritengo corretto che sia lui ad illustrarmi alcune problematiche che non è stato possibile risolvere in questi ultimi mesi, insomma. Primo consiglio comunale quando? Viene convocato entro 10 giorni, adesso il giorno preciso non lo so, però comunque entro 10 giorni è un termine perentorio, quindi dovrà essere convocato. Attenzione e anche curiosità per la composizione della giunta, si legge che lei ha idee chiare? È evidente che ho le idee chiare, perché altrimenti non mi potevano anche candidare se non avesse avuto le idee chiare. Con la proclamazione di oggi ho le idee ancora più chiare. È evidente che terremo conto di quelli che sono i risultati elettorali, perché mi sembra logico che sia così, però è evidente che la decisione finale sarà frutto anche di un incontro con i rappresentanti delle singole liste.